la demolizione e ricostruzione di quelli vecchi. Quindi è un inserimento che credo sia fondamentale e necessario all'interno dell'articolo del comma 3. Grazie, onorevole Fiorio. Presidente, no, rispetto al valore storico-culturale, noi riteniamo che testimoniale possa essere ricompreso dal valore storico-culturale. Noi parliamo di cascine, manufatti in aree agricole, evidentemente non monumentali. Quindi è ricompreso il tema testimoniale nello storico-culturale. Io inviterei i colleghi a proporre un ordine del giorno in tal senso che possa appunto orientare maggiormente quello che noi abbiamo già compreso nella dicitura storico-culturale. Grazie. A titolo personale, la deputata Malisani, prego. Grazie Presidente. Su questo tema non posso non intervenire perché in Commissione Cultura abbiamo sostenuto, diciamo, la contraddittorietà all'interno dell'articolo 6 tra la sostenibilità e l'importanza del recupero dei compendi rurali, ma nello stesso tempo abbiamo evidenziato il pericolo che c'è appunto con la demolizione e ricostruzione. Bene ha detto il mio collega che mi ha preceduto sul fatto che nel comma 3 sono contenuti i manufatti, le salvaguardie dei manufatti di valore storico-culturale. Il problema è che quando appunto parliamo di edifici di tipo rurale, appunto come cascine, rimessaggi di carri, cioè sono testimonianze importantissime per il nostro paesaggio, per il paesaggio agricolo italiano, e quindi il fatto della demolizione e ricostruzione non salvaguarda quella importanza anche materica, tipologica, di notevole importanza per il paesaggio. Quindi Grazie, onorevole. presenterò un ordine del giorno in tal senso. Grazie, onorevole Malisani. Non ho altri iscritti a parlare. Metto in votazione l'emendamento 6.15 De Rosa, contrario Commissione e Governo, favorevole ai relatori di minoranza. È aperta la votazione. Ci siamo? Non vedo mani alzate. Russo, Savino, Sandra, Rotta. Russo ancora non riesce a votare, però ci provi, onorevole Russo. Ma, provi a votare. Ecco qua, vede? Lei si fa distrarre dai